piogge. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Oggi è l'ultimo giorno di scuola e secondo una barbosa tradizione del liceo San Crispino, il preside ci ammolla il suo discorsetto di fine anno. Ah, oh, è pazzesco. Sono 5 anni che sto in questa scuola e sono 5 anni che gli sento dire le stesse puttanate. Ragazzi miei, la vita è come una partita de ballon, cari, che invece di durare 90 minuti, la può durare addirittura 90 anni. Io mi chiamo Alessio Liberatore, ma a scuola sono più noto come Liberatore e basta, perché in classe ti chiamano sempre col cognome. Quelli accanto a me sono i miei compagni della terza C. C'è Pittigliani, soprannominato Pappola, perché racconta sempre un sacco di balle. A sentire lui è amico intimo di Carlo Verdone e va in discoteca con Eder Parisi. Poi c'è De Blasio, il marchese, soprannominato il Marchese del Grullo, che pensa solo ai risvolti dei suoi pantaloni e ai colletti delle sue camicie. Un altro fenomeno della terza C è Gianni Rossi, storico della musica rock. Conosce anche il nome della zia di Elton John. E poi De Romanis, che è figlio di genitori divorziati. Suo padre è allupato. Sua madre è francese, buona come il pane, ma rompiscatole da morire. Nella vita dovrete impegnarvi, sudare per i colori della vostra squadra, ma sempre lealmente, perché quando commetterete un fallo troverete arbitri inflessibili che porteranno il fischietto alle labbra e...